dal Salone di Ginevra del marzo scorso ai concessionari, il passo è stato breve. Si sta parlando della nuova Kia Picanto, la city car della casa coreana che dal 2004, anno in cui è stata lanciata sul mercato ad oggi, ha venduto oltre 1.100.000 esemplari. Infatti la Picanto ha rappresentato per la Kia Motors il modo più incisivo per esprimere anche nel settore delle city car personalità e spirito innovativo, portando aria nuova e contenuti di stile e di prodotto assolutamente originali. L'Italia, con oltre 73.000 vetture commercializzate, si è dimostrata uno dei palcoscenici più sensibili a questa formula, accogliendo nel migliore dei modi la proposta Kia di una piccola vettura creata secondo parametri del tutto nuovi ed insoliti rispetto a quanto il mercato aveva proposto in precedenza. Allora andiamo a conoscere questa seconda generazione che è completamente rinnovata rispetto a quella precedente. Picanto è maturata e si presenta adesso come una famiglia di modelli con due varianti di carrozzeria, l'immancabile 5 porte ed anche una 3 porte che strizza l'occhio al pubblico più giovane e dinamico. Due proposte accomunate da contenuti tecnici e di praticità ai vertici della categoria. Le caratteristiche salienti del nuovo progetto sono l'aumento delle dimensioni e l'allungamento del passo rispetto alla prima generazione, con gli ovvi vantaggi in termini di spaziosità e di capacità di carico che assieme allo stile estremamente attraente la rendono particolarmente competitiva in un settore che assorbe globalmente 2,4 milioni di veicoli. Già al primo sguardo Picanto esprime vivacità, robustezza ed una personalità spiccata che si manifesta anche nel frontale, caratterizzato dall'inconfondibile family feeling Kia. Dal frontale prendono movimento le fiancate slanciate, segnate da linee nette e sfuggenti. Ogni particolare della carrozzeria Picanto esprime attenzione al dettaglio e cura nella progettazione. Di profilo, la nuova Picanto evidenzia linee profondamente scolpite con un carattere innovativo dalla forte personalità. Il risultato è un gioco di luci ed ombre che ne maschera l'altezza, dando alla vettura un aspetto ancora più attaccato alla strada. Rispetto alla generazione precedente, la lunghezza è cresciuta di 15 mm, esattamente come il passo. Pertanto, la lunghezza totale è di 3,595 metri, con una larghezza che seppure per mezzo centimetro non supera il 1,60 m, adesso si ferma a 1595 mm, e l'altezza è di 1480 mm. Anche all'interno lo spazio a disposizione dei 5 passeggeri è aumentato, proprio come il volume del bagagliaio, progredito del 27%, fino ad arrivare alla capacità in configurazione 5 posti di 200 litri che arrivano a 870 abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Gli interni, come si diceva, rappresentano un altro punto forte della nuova Picanto, tanto sul piano del design che per l'attenzione riservata ai dettagli, chiamati a rendere la vita a bordo e la guida il più possibile piacevoli. Ogni acquirente potrà scegliere fra 4 livelli di equipaggiamento, quali corrispondono altrettanti modi di vivere una moderna city car, essenziale, pratica, ricercata o perfino lussuosa.
Le quattro versioni, identificate dalle denominazioni Easy, City, Style e Trendy, rappresentano livelli crescenti nella dotazione di accessori in modo da proporre al cliente un'offerta chiara e ben identificata che semplifica la scelta. La vettura che stiamo provando è in configurazione Style e rappresenta una versione altamente qualificata con una serie di dotazioni standard che adesso andiamo a conoscere. Già nella versione d'ingresso, quindi in equipaggiamento Easy, la vettura comprende una serie di elementi qualificanti. Quella che stiamo provando in equipaggiamento Style comprende di serie i 6 airbag, assistenze dinamiche elettroniche di ultima generazione, ABS, EBD, bus ed S, trip computer che fornisce una serie di comunicazioni al guidatore durante la guida, diciamo, quali ad esempio la marcia da inserire, la marcia consigliata da inserire, qual è il chilometraggio residuo con il residuo di benzina che è ancora nel serbatoio, il servosterzo con volante regolabile in altezza, alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata, climatizzatore manuale con filtro dell'aria immessa nell'abitacolo, sedile di guida regolabile in altezza, paraurti in tinta con la carrozzeria ed inserti metal look, sedile posteriore abbattibile asimmetricamente 60-40 con tendalino copri bagagli e nella versione, come dicevo, Style, anche la radio CD ed MP3 con 4 altoparlanti, presa USB e connessione iPod, fari Fendi nebbia, contagiri, maniglie e retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria. La versione più completa, Trendy, si arricchisce anche di volante e pomello parzialmente rivestiti in pelle, retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati, alzacristalli elettrici anche per i vetri posteriori, luci diurne a LED e funzione Follow Me Home e chiusura centralizzata con comando a distanza integrato nella chiave di accensione che è ripiegabile. Il nuovo motore di Kia Picanto della famiglia K è caratterizzato da grande efficienza abbinata ad una particolare vivacità in ogni condizione di funzionamento. Il brillante 3 cilindri di 998 cm3 con i suoi 69 cavalli a 6200 giri assicura in ogni condizione tutto il brio necessario nella guida cittadina senza mai pregiudicare i consumi, che si mantengono su livelli di tutto interesse, con una percorrenza di ben 23,8 km con un litro di benzina nel ciclo combinato ed un livello certificato di emissioni di CO2 di appena 98 grammi al chilometro. Per questo propulsore Kia Motors ha già sviluppato anche una speciale versione alimentabile a GPL che sarà disponibile in un secondo tempo. Per quanto riguarda il telaio, la nuova Picanto è stata progettata per ottenere un comportamento su strada agile e piacevole. L'avantreno tipo McPherson ha una nuova geometria, molle più flessibile del 12% ed una maggiore escursione delle ruote. Al retrotreno lo schema a bracci longitudinali interconnessi al ponte torcente più rigido del 60%, molle più morbide del 29% e supporti elastici di maggiori dimensioni. Il risultato di queste modifiche è una riduzione del sottosterzo e un miglioramento della precisione di guida. L'impianto frenante è di serie a 4 dischi negli esemplari equipaggiati con il controllo di stabilità ESC e offre nella dotazione standard il sistema antibloccaggio ABS, l'assistenza alla frenata di emergenza e la ripartizione elettronica della frenata sui due assali. Di tutto rispetto anche il bagagliaio della Picanto, 200 litri nella versione 5 posti che diventano 870 quando si abbattono i sedili posteriori. Molto utile il copri bagagliaio che nel momento in cui si chiude il portellone posteriore copre anche il contenuto dello stesso bagagliaio. La nuova Picanto è più sicura per passeggeri e pedoni. La nuova scocca è realizzata con generoso impiego di acciai speciali ad alta resistenza, mentre nella struttura, in corrispondenza dei montanti, sono stati integrati due elementi con funzioni di roll bar per irrigidire e proteggere il volume dell'abitacolo.
Tanto all'avantreno quanto al retrotreno, gli attacchi delle sospensioni sono stati rinforzati con elementi supplementari che irrigidiscono ulteriormente la scocca a vantaggio della sicurezza, della precisione di guida e della silenziosità di marcia. Inoltre, nelle frenate violente ed improvvise, il sistema ESS Emergency Stop Signal attiva automaticamente le luci di emergenza per avvertire gli altri automobilisti che seguono e prevenire così gli incidenti. Di buon livello anche i prezzi. Nella versione d'ingresso, la versione Easy, ha un prezzo di 9.200 euro, la City 10.500, la Style, che è quella che stiamo provando, costa 11.200, e la Trendy, che è quella più completa, più accessoriata, 12.050. La produzione, indipendentemente dai mercati mondiali di esportazione, avviene esclusivamente nello stabilimento coreano di Seosan. Let it drop me.